Isocchinetti con Hellas Verona ha un rapporto di durata abbastanza buona, diciamo quasi 15 anni, in cui ci sono state tantissime attività e una crescita comune, diciamo, reciproca, che è avvenuta chiaramente rispetto alla ricerca dell'eccellenza da parte di entrambi. L'Hellas Verona da tanti anni milita nella massima serie e noi cerchiamo di fare lo stesso nel nostro, no? Per cui diciamo che è un rapporto molto positivo e soprattutto, come succede in altre attività sportive, che poi, insomma, mi viene in mente il paragone con l'automobilismo, per noi curare i professionisti è sempre comunque un aspetto fondamentale anche per testare e migliorare i nostri protocolli e avere un certo tipo di risultato che poi riportiamo sui pazienti, chiamiamo comuni, no? Per cui diciamo che è una palestra importante, ecco, soprattutto sul fatto di curare i professionisti. Abbiamo raggiunto i 20 anni di età come Isokinetic Verona, quindi diciamo che quasi da subito siamo entrati in partnership con l'Hellas e festeggeremo questo importante traguardo in settembre, e lo faremo anche appunto con la presenza dell'Hellas Verona. 20 anni di Isokinetic qui rispetto ai 35 del gruppo sono un grande risultato, e chiaramente in questo senso anche questa partnership ci ha aiutato molto ad avere una certa visibilità sul territorio. Sappiamo che Verona è legatissima come tifo, come seguito all'Hellas Verona, alla società sportiva, e quindi noi in questo senso abbiamo beneficiato e pensiamo che sia bello poi festeggiare anche assieme, appunto, ripeto, questo traguardo importante. Isokinetic, come dicevo prima, esiste da più di 35 anni come gruppo e noi siamo qui da 20, e di fatto la nostra mission è di ricercare l'eccellenza sul paziente nel recupero da patologie muscolari, muscoloscheletriche e chirurgiche, per cui questa è la nostra attività. Nello specifico cerchiamo di riportare il paziente che fa vita attiva fino al professionista al recupero, noi lo chiamiamo massimo possibile, quindi nel caso dei calciatori per esempio stiamo parlando di quello, di tornare a fare assolutamente quello che facevano prima, ma anche in termini di performance, cioè di, non so, segnare 20 gol a stagione prima e ritornare a segnarli dopo l'infortunio. Quindi in questo senso poi curiamo tutti gli altri pazienti, come dire, sempre al massimo che si può. Siamo un gruppo di circa 200 persone, curiamo circa 12.000 pazienti l'anno, di cui più o meno 5.000 sono ginocchio, quindi la specializzazione sul ginocchio è importante, ma curiamo tutte le patologie, e esistiamo appunto da 35 anni e a Verona da 20. Oggi e nei prossimi giorni i calciatori saranno sottoposti a dei test di valutazione funzionale come gli anni precedenti. In particolare sono dei test metabolici che prevedono l'esecuzione di sforzi di corsa incrementali su tapis roulant, e tramite una apparecchiatura specifica molto complessa vengono analizzati i gas respiratori. Questo consente di fornire dei parametri sul metabolismo, sullo stato di allenamento dei singoli atleti, e di dare nell'esattezza quelli che sono i parametri delle soglie atletiche degli atleti. Questi test vengono eseguiti abitualmente in modo seriato durante la stagione. Questo consente di poter confrontare i diversi risultati e poter avere un'idea su quello che è lo stato di allenamento dei giocatori. Oltre a quello, forniscono dei dati molto importanti perché consentono di eseguire un programma di allenamento personalizzato sui dati di ogni singolo giocatore, in modo che l'allenamento risulti più efficace rispetto a un tipo di allenamento generico o generalizzato. Direi che dai primissimi risultati sembra già che ci siano degli ottimi valori e che quindi ci siano delle ottime premesse per la stagione.